Sulla costa di Bugerru, sopra l'omonimo abitato a 50 metri sul livello del mare, una straordinaria opera dell'ingegno umano attraversa per circa un chilometro la pancia dell'altopiano Planuzartu, la Galleria Henry. Scavata nella seconda metà dell'Ottocento, la galleria era stata creata per facilitare il trasporto dei minerali per mezzo di una rotaia, dal sottosuolo della miniera di Malfidano alle laverie. Un convoglio di carrelli trainati da una locomotiva a vapore, rivoluzionaria per l'epoca, sostituì i lenti e costosi trasporti con gli animali da soma, riducendo così anche i tempi e i costi di lavorazione. Si tratta di una struttura unica al mondo, costituita da un sistema di gallerie e camminamenti interrotti da una serie di terrazze scolpite nella roccia, create per motivi tecnici, ma anche involontariamente panoramiche. Oggi la visita alla Galleria Henry rappresenta un'esperienza indimenticabile, attraverso un labirinto di gallerie che racconta uno dei lavori più duri che l'uomo abbia mai fatto, il minatore. Dal sottosuolo ci si affaccia di volta in volta su panorami incantevoli, costituiti da strapiombi e falesie che mostrano un mare dalla bellezza severa. Camminando nel buio, guidati dalla sola luce del casco e seguendo la scia del fumo che ha tatuato la volta della galleria, si viene sorpresi da una serie di squarci di luce e colori che arrivano dal mare e dal profumo di salsedine e macchia. Un contesto importante e talmente bello e attrattivo da essere stato riconosciuto, insieme al Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Patrimonio dell'Umanità.